Dopo la delibera di indirizzo approvata dal Consiglio Comunale il 20 aprile, il sindaco Sergio Graffeo ha voluto incontrare rappresentanti sindacali per ribadire i contenuti delle richieste emerse nel corso della seduta. Questa delibera mette in fila, inquadra i numeri, i volumi, quindi come dire, i pesi di questa operazione, definisce lo strumento urbanistico per ottenerli, ma come dire, non è sufficiente. Ora aspettiamo che la proprietà produca tutta una serie di documenti progettuali riguardo la costruzione della nuova fabbrica dell'outlet e anche, come dire, della riqualificazione del sito attuale, per poi valutarli politicamente nella giunta, nelle commissioni, per poi portarlo in consiglio comunale per l'approvazione finale. Questo percorso, ha ricordato l'assessora Nadia Landoni, negli anni ci ha visto al tavolo delle trattative con la provincia, il comune, l'RSU e il sindacato, con un'unica missione: ridare lavoro a queste donne che non si sono mai arrese o scoraggiate. Più sicurezza per loro, ma anche nuove possibilità per altri lavoratori. Per noi è una vittoria, una massima soddisfazione, perché per una vicenda lunga e travagliata che ci ha viste protagoniste. Ricordiamo che nell'ottobre del 2008 innanzitutto è stato riaperto l'outlet e poi ci è stata data comunicazione che sarebbero iniziati i corsi di formazione. Il progetto prevede sia l'immediata realizzazione della collezione zero, prima linea di produzione, che permetterebbe da subito il reinserimento di circa 40 persone che hanno appena concluso un primo percorso di formazione, iniziato nel luglio scorso. Sia la costruzione di un nuovo stabilimento, che non solo servirebbe al reintegro di tutte le lavoratrici coinvolte nella vicenda, ma anche per una crescita futura dell'occupazione. I tempi non possiamo determinarli noi, ma si dia avvio dopo la delibera definitiva prevista presumibilmente tra luglio e settembre alla costruzione del nuovo stabilimento. Il percorso di sviluppo insieme agli investimenti prevede la possibilità, in caso di condizioni economiche vantaggiose, di assunzioni fino a 130 dipendenti. La nuova fabbrica potrebbe vedere la luce abbastanza rapidamente, anche perché, assicura l'assessore all'edilizia pubblica e privata Giovanni Molisse, seguirà una procedura molto più veloce di quella prevista in precedenza. La società dovrà produrre tutta la documentazione tecnica, tra cui anche lo studio del traffico, che, una volta pronta, permetterà di indire la necessaria conferenza di servizi. Dopo si andrà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva.